Ciao amici di YouTube, come state? Tutto bene? Non sono impazzita, lo so. In realtà sono andata dalla dietista che mi ha detto che devo fare ginnastica. Devo farne un pochettina perché mi sono, diciamo così, seduta e quindi devo riprendere a fare ginnastica. Lo so, questa non è la tenuta sportiva, non è la tenuta ideale per fare ginnastica, ma sono tornata da un pranzo e ho fatto un salto qui perché questo è uno dei tanti progetti che insomma sto mettendo in piedi e che però ve ne parlerò più avanti, anche perché insomma non è proprio in una fase embrionale, è quasi, diciamo così, una farfalla, ma ve ne parlerò più tardi. Intanto vi do l'appuntamento a martedì prossimo, o meglio a martedì, come sempre alle 9:30, e questa volta con me in studio ci sarà Claudio Rocca. Claudio Rocca, che è amante di misteri, insomma scrive anche di misteri, e approfondiremo questa tematica, visto che gli era piaciuta tanto, dove andremo a scoprire e analizzare un po' di più i misteri del cuneese, diciamo così, del Piemonte. Fermo restando che mi piacerebbe, insomma, sapere da voi anche un pochettino, come mi avevate già scritto, alcuni misteri che magari possiamo portare a conoscenza martedì. E chi lo sa, magari Claudio Rocca ne conoscerà anche altri, insomma, o potrà sviluppare magari una storia. Nel frattempo con lui parleremo anche del suo ultimo libro, insomma già qualche mese, che si intitola La giostra dei sogni, sempre legato a 12 racconti che parlano di misteri, di masche e di folletti. Per cui, mentre inizio a fare un po' di ginnastica, vi aspetto martedì, come sempre, alle 9:30. Ciao, vi aspetto. Io e Claudio Rocca in studio. Ciao ciao, vado, parto. Chissà, magari in questo viaggio incontro dei folletti anch'io. Spero che però non mi facciano niente.